75 10-5 in vantaggio, quindi la coppia statunitense che ricordo essere composta da Rogers e Doherty. Australia gioca con McHugh e Kappa. Penso Gobbi che informa sul punteggio attuale sul campo 4 accanto al nostro, dove la Lettonia ha vinto il primo set nei confronti dell'Olanda e attualmente sono 5 pari nel secondo set. All'undicesimo punto di Stati Uniti, Milan 6. Sull'Australia, Rogers sul televisore. È riuscito a venire sul pallone K, non a rimettere il gioco, quindi 13-6. Doherty 13-7, un punto al tempo tecnico, one point technical timeout.
8-13. Tempo tecnico in campo le Smugglers. Applauso alle Smugglers! Short line di Matt Hard. Va a servire sul 9-14. Lock out, muro fuori. 10-15. Attacco australiano, 17-10, un punto al cambio di campo. Ora vincente, ora si va al cambio di campo adesso. Questo è il 19° punto per i Stati Uniti, 19-11 in parziale. Rogers al servizio. Thank you.
sul muro e tiene il punto Doherty, le Smugglers in campo. Ci sono sempre. E un grande applauso su questo cambio! Thank you.
time. Torna in campo e invito sempre il pubblico a rivolgere l'applauso agli atleti che torna in campo. Grazie. Tempo tecnico, tecnico time out, le Sparkers, una rivisitazione della lampada per il pubblico di Roma.
applauso agli Sparkers. Ricordo che il primo set è stato vinto dalla coppia statunitense. Out l'attacco di Doherty, altro break, 14-12. Un punto al cambio di campo. Credo che l'ha vinto la Lettonia, speriamo aggiornamenti. Cambio di campo, 15-13 Australia versus United States of America. Torretti al servizio per gli Stati Uniti. No.
out contro Stati Uniti 15-17. L'Australia va a servire K. Out, muro posto da K all'attacco di Doherty. Un punto a capo di campo, one point switch. Switch, capo di campo. Australia.
campo del campo di Torti. Uno pari, Roger al servizio. Ma c'è il tocco al muro, quindi tutto va all'Australia. Switch. Un punto a capo di campo. Capo di campo. Approfitto per informarvi che domattina alle ore 10 giocherà la coppia azzurra Nicolai Lupo contro la Lettonia, quindi ripeto, domattina ore 10 Lupo Nicolai affronteranno la Lettonia, mentre Cicolani e Mergatti affronteranno Ross e Tezzi alle 13.30. Giovetti, e poi Rio. Short line vincente di Dorothy. Cambio di campo con l'Australia al servizio con McHale.
Time out. Ad un punto dal cambio di campo. Vi ripeto, a beneficio di chi non avesse ascoltato, che domani la coppia azzurra Nicolai Lupo giocherà alle ore 10 affrontando la coppia Lettone, che ha vinto il match precedente, quello a cui stiamo assistendo adesso. Quindi ripeto, Italia-Lettone domani alle 10. Per quanto riguarda il torneo femminile, le azzurre Greta Cicolani e Marta Menegatti affronteranno gli Stati Uniti con Ross e Kelsey alle ore 13.30. Arriva il fischio del signor Marco Svennicchia, arbitro italiano, secondo di questo incontro, mentre Mario Ferro è il primo arbitro, arriva dal Brasile. Cambio campo, 10-5. Ottiene un altro punto per l'Australia, 5 sono i punti di vantaggio sugli Stati Uniti. Doherty, 7-11. Dodicesimo punto per la coppia australiana. One point switch, un punto a cambio di campo con K che serve per l'Australia. A cambio di campo, 12-8 il parziale. Anche perché c'è la possibilità a tutti voi, da domattina ovviamente si ricomincia, la possibilità di testare, di provare le nuove smart elettriche e le bici elettriche, per cui non appena raggiungete il villaggio vi consiglio di recarvi presso l'area riservata al test drive e chiedere ai ragazzi di poter provare. Si torna in campo
come mia abitudine chiedo l'applauso al nostro pubblico per accogliere gli atleti che stanno disputando l'ultimo match della giornata. Australia è un punto al capo di campo. Switch, capo di campo, 11-14. Grazie a tutti e buonanotte.